studenti siamo qua oggi, ci sono i lavoratori di USB a scioperare davanti al MEF, lavoratori a cui è stato negato il diritto al lavoro, li hanno chiusi e non li hanno pagati, e questo a noi non ci sta bene. Perché stanno andando a lavorare, noi lo sappiamo, per i profitti di Confindustria che specula sulle loro vite, mentre noi siamo qua, siamo in lotta con i lavoratori, anche noi scioperiamo, abbiamo deciso di boicottare la didattica a distanza, che non è didattica vera, a cui ci sottopongono tutti i giorni, una didattica che non può sostituire quella in presenza, a cui noi ci opponiamo. Noi studenti che non abbiamo neanche gli spazi nelle nostre scuole, che non abbiamo istituti, non abbiamo la possibilità di garantire, di veder garantire il nostro diritto alla salute, il nostro diritto allo studio, ci siamo ripresi quello che PD e Movimento 5 Stelle ci stanno levando da anni, che ci stanno levando in questo momento di pandemia. Dicono di volerci rimandare a scuola, di fare la bella faccia, di tutelare gli studenti, ma come fanno a tutelarli se ci mandano in mezzi sovraffollati, se ci mandano in scuole in cui non c'erano spazi? Questa è soltanto una delle tante scuole abbandonate a Roma e in tutta Italia che si potrebbe recuperare, si potrebbe convertire, ristrutturare per rendere le scuole per bambini, per studenti, per tutti coloro che oggi le scuole non ce l'hanno e non hanno tutti quei diritti che dovrebbero essere garantiti. Noi oggi siamo stati qua come atto di forza per mandare un messaggio forte a chi ci governa, che se pensano di mandarci al macello, che se pensano di negarci i nostri diritti, noi ce li riprendiamo con forza.